giovane Holden è la storia del 17enne Holden Caulfield che, espulso dal college, torna a New York, dove trascorre alcuni giorni vagabondando per la città alla ricerca di qualcuno che lo ascolti e che tenti di dare risposte significative alla sua paura di diventare adulto. Holden, lo dice lui stesso, è cresciuto di 15 centimetri e ha già quasi tutti i capelli bianchi, ambedue simboli dell'età adulta che incombe inevitabile e che comporta la perdita dell'innocenza propria dell'infanzia. Holden è ossessionato dall'innocenza e dal tentativo di preservarla al punto che non riesce neppure a lanciare una palla di neve contro una macchina perché è bianca e ha paura di sporcarla. Holden interpella spesso persone che possano spiegargli com'è essere adulti: amici, ex insegnanti, una prostituta, una suora, un tassista, ma non riesce mai a porre le domande in maniera diretta e in ogni caso nessuno lo ascolta. La storia è tutta qui. Holden è alla ricerca di qualcosa che non sono né i soldi, né il sesso, né il successo. Holden vuole fermare il tempo, come dimostra, per esempio, la sua riflessione sul Museo di Storia Naturale. Il bello del museo è proprio il fatto che ogni cosa è rimasta sempre al suo posto, nonostante il passare del tempo. Holden vuole proteggere l'innocenza e gli innocenti, vuole essere the catcher in the rye, ma vuole anche rimanere innocente lui stesso.